Buonasera amici sportivi, siamo qui con l'allenatore degli amici di Foggia, Mr. Fausto Forti. Buonasera mister. Buonasera. Innanzitutto colgo l'occasione e parlo dell'ultima partita da lei disputata. Ha fatto uno 0-0 con Maldini FC. Come si spiega la brutta prestazione di alcuni suoi giocatori? I voti non hanno superato il 5. Ma io penso che comunque in una squadra si vinca e si perda tutti insieme. Tra l'altro, se non sbaglio, la sua è la squadra che ha preso più gol, ben 12 in 8 gare. A cosa è dovuto? Ma rimanendo sulla falsa riga di quello che ho detto prima, sicuramente non è solo colpa della difesa del portiere se si prendono dei gol. Lei mister passa per essere un allenatore estroso, ma qual è il suo credo tattico? Ma come tutti ben sapete sono un sostenitore del calcio totale. Praticamente i miei difensori sono i primi attaccanti e i miei attaccanti sono i primi difensori. Ma alla luce dei risultati della partenza non ottima della sua squadra, adesso che obiettivo si pone e che obiettivi aveva all'inizio dell'anno? Ma è vero, adesso occupiamo l'ultima posizione, ma io penso che l'obiettivo rimane uguale, cioè vinciamo lo scudetto facilmente. Beh, io glielo auguro. Comunque tra i suoi giocatori ci sono personaggi con piedi buoni, Diego, Jovetic, Davezzi, ma su quale punta per la rinascita? Ma io penso che Stefan Jovetic sarà quello che ci fa fare il passo decisivo, ci fa cambiare marcia e comunque secondo me può vincere 5-6 palloni d'oro consecutivi, senza problemi. Beh, ragazzo giovane, noi tutti glielo auguriamo. Ma all'interno della sua squadra ci sono anche dei dualismi, tipo Foggia-Menez. Come mai gioca poco Foggia? Allora, io l'ho già detto con i suoi colleghi e vorrei cercare di non rispondere più a questa domanda. Foggia è un giocatore di caratura sicuramente internazionale, però in questo momento io vedo altri. Beh, intanto, prima di salutare il mister, vediamo se ci sono domande dallo studio e chiediamo a proposito all'opinionista Corbelli. Buonasera a tutti, intanto io avrei sì una domanda da porre al mister, perché io sono un grande estimatore del suo calcio, ma mi sembra, visto che ha la difesa più perforata del torneo, che insomma, il suo calcio non dia poi dei risultati concreti, per quanto sia bello e spettacolare. Devo andare a parlare, ma questo sappia che non è il Foggia di Zeman, è gli amici di Foggia. Salutiamo il maghito Fausto Forti e diamo un arrivederci alla prossima edizione. Ciao amici sportivi!